Buonasera, sono Ettore Andenna e questa è Top Secret, la trasmissione che svela l'eccellenza dell'imprenditoria italiana. E questa sera da Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, abbiamo la CEP, C-E-P, nella persona del suo amministratore delegato, Mario Melodia. Buonasera Ettore. Buonasera Mario. Buonasera. Allora, di che cosa si occupa la CEP? Un argomento molto interessante perché si colloca in un momento in cui si parla tanto di elettricità. Sì. Quindi voi fate... Questo è il leitmotiv di questo periodo. Noi comunque produciamo delle cabine elettriche prefabbricate, le esportiamo in quasi tutto il mondo. Siamo in Sicilia, in provincia di Trapani. Siamo orgogliosi di essere rimasti un po' nel regno delle due Sicilie e costruiamo cabine soprattutto per fonti rinnovabili, quindi siamo molto vicini agli impianti fotovoltaici, eolici come prodotto. Oh, lì mi mette un dito in una piaga, perché io trovo che oggi come oggi in Italia il fotovoltaico, magari esula da quello che è il suo argomento, non venga aiutato come dovrebbe essere aiutato, perché molti dicono ma farlo nelle grandi città è brutto, si rovinano quelle che sono le zone architettoniche, ma in campagna dove abbiamo milioni e milioni di metri quadri, perché non ci fate fare il fotovoltaico o costa una cifra enorme? Ma perché le energie rinnovabili non hanno bisogno di incentivi, hanno bisogno di sburocratizzazione. Chiedo scusa che... Le voglio bene, ma... No, guardi, è così Ettore, praticamente il vero gap dello sviluppo delle fonti alternative, soprattutto nei paesi del sud Europa, maggiormente in Italia, che è di estrazione legislativa a carattere borbonico, esatto. Purtroppo ancora, andiamo indietro solo i 200 anni. Esatto, è il vero gap, diciamo, del fatto, perché noi non abbiamo bisogno di incentivi con la produzione solare che c'è nella fascia, diciamo, dove siamo posti fisicamente, geograficamente nel mondo. L'incentivo già ce l'abbiamo, è la naturalità del terreno, però invece abbiamo un disincentivo che è la burocrazia. È la mancanza di politica industriale, che è stato il vero gap che ci ha portato a tutto quello che stiamo vivendo oggi. Voi ne risentite di questo? Noi sinceramente no, perché abbiamo una vocazione internazionale, facciamo l'80% all'estero del nostro fatturato. E questo è bellissimo, cioè un'azienda italiana che esporta per l'80%, sì. È fantastico. Quest'anno abbiamo fatto circa 52 paesi del globo, caspita, dai paesi, diciamo, dell'Oceania, l'Australia, pure le Filippine, USA. Quindi circa. Viene sempre riconosciuta quella che è la capacità, diciamo, artigianale, di inventiva e di mettersi sul mercato italiana in un settore come questo. Sì, diciamo che il settore elettromeccanico italiano accompagnato, che è molto specialistico, accompagnato dalla italianità dell'atteggiamento della produzione, che è proprio il vero made in Italy che noi sappiamo fare in tutti i settori a livello globale. Oltre al nostro modo di porci, che è sempre una, sì, simpatia nostra. Esatto, una cosa, diciamo, proprio della fascia, diciamo, centrale del mondo, e noi siamo i rappresentanti di, sì, questa, diciamo, latinità, no? E quindi, diciamo, si crea questa doppia sintonia, la capacità di intraprendere esperienze nuove comunicazioni. La nostra è un'azienda medio-piccola, ma anche grosse holding. Medio-piccola cosa vuol dire? Quanti dipendenti avete? Dunque, noi non abbiamo dipendenti, abbiamo colleghi, al massimo utenti. Siamo 212 famiglie, sì, che lavorano assieme a noi. E poi quindi è una forma di indotto. Sì. Abbiamo in Sicilia, diciamo, nello stabilimento siciliano abbiamo circa 212 famiglie di 21 paesi della provincia di Trapani e Palermo, diciamo, a 10. Tutti giovani, tutti scolarizzati, altamente scolarizzati, alcuni li stiamo aiutando anche a laurearsi all'interno dell'azienda, li stiamo incentivando, che vorremmo una fascia di scolarizzazione elevata e un'età più bassa possibile. Ecco, ma per esportare in 52 paesi del mondo, chi ha bisogno? Cioè, le cabine elettriche voi le fate lì, a Calatafimi Segesta,
e poi le portate con l'aereo, con la nave, con... Dunque, sì, le cabine noi le facciamo lì a Calatafimi Segesta. Quindi qualcuno vi ordina una cabina specializzata per un certo, per un ospedale, per che so io, un supermercato, per che cosa? Allora, diciamo ci sono due mercati importanti, uno estero che è solo quello legato alle rinnovabili. Ah, e quindi sempre fotovoltaico. Fotovoltaico eolico e in futuro molto idrogeno. Abbiamo già iniziato a fare delle cabine per... L'Olanda ha detto che entro il 2030 loro vogliono andare tutto a idrogeno. Sì signore, il problema è che in questo momento si sta facendo l'errore che si fece allora col fotovoltaico. Si sta cominciando ad incentivare l'idrogeno pensando che sono gli incentivi che fanno volare, fanno sviluppare il volano della ricerca. Invece una tecnologia si matura da sola quando praticamente c'è la domanda, ma c'è anche l'autorizzazione facile ad installare la tecnologia. Quindi ma quindi il futuro siamo già solo all'idrogeno? Dunque no, il fotovoltaico come anche lo storage, che sono le batterie che accumulano l'energia, sono tutti anelli di una catena delle energie sostenibili che noi chiamiamo rinnovabili volgarmente, sì. Però è un'energia sostenibile. E anche perché il sole non costa. Esatto, e anche l'elettrolizzatore, diciamo, è un anello di questa catena. Quindi, diciamo, sono delle cose che man mano le tecnologie maturano si vanno completando l'una con l'altra. Quindi la filiera si allarga, si diminuisce, diciamo, la sudditanza dalle energie non rinnovabili. Questo dovrebbe essere non il futuro, è già il presente nel nord d'Europa. In molti altri paesi in giro per il mondo. Mi sta facendo venire 2000 domande. Prego. Perché nel nord Europa stanno cercando di avere un'evoluzione sul rinnovabile e noi che abbiamo il sole, me l'ha detto prima, c'è la burocraticizzazione. Sì. Si sta facendo qualche cosa per sburocraticizzare un po', sembra uno scioglilingua, sburocraticizzare un po' il nostro problema, che è quello di poter sfruttare il sole e quelle che sono le risorse naturali di cui siamo ricchi e non dover costruire delle cabine come fa la CEP per quelli del nord Europa che hanno dei problemi ma che se li risolvono prima di noi? Non molto, in Italia non molto. Il problema è che la burocrazia elevata, il barocchismo, diciamo, della legislazione, il borbonico di cui parlava prima, esatto, ma poi noi italiani siamo ancora più bravi a complicare normative che vengono dagli altri paesi, le adottiamo, le traduciamo male arricchendole di capricci, diciamo, esatto. Quindi questo è solo un problema. Il problema principale è che il nostro Stato non si è mai dotato di una politica energetica. I stati del nord più evoluti, come, ma diciamo anche per esempio paesi molto inquinanti come la Cina, il Giappone o anche gli americani, che sono quelli che inquinano di più, hanno invece una politica energetica non avversa alle rinnovabili. Quando c'è una politica di medio-lungo termine è evidente che poi il tassello della burocrazia diventa così piccolo che si tende subito a sburocratizzare la... Noi in Italia invece, non avendo una politica energetica, negli anni l'abbiamo fatta fare sempre ai più grandi distributori di energia, non ne cito nessuno perché diciamo sono non quelli, è il caso. Comincia tutti per E. Non è il caso perché tra l'altro diciamo io li fornisco. Lei tutti, lavora con loro. Però è evidente diciamo che la carenza diciamo politica che c'è stata nella... E miopia del mercato proprio di programmare quello che sarebbe stato il nostro sviluppo energetico ci ha portato diciamo a farla fare alle industrie e questo è stato sbagliato. Vedi, perché se no non parliamo della sua azienda, la CEP. No, prego. Chi è che le ordina le cabine Dunque, elettriche? Noi come dicevo abbiamo due mercati, quello nazionale che è, ripeto come accennava lei, passa dalla fabbrica all'albergo, alla grande industria, alla galleria di un'autostrada. Ma loro vi chiamano, vi telefonano e vi dicono. Noi abbiamo una rete commerciale, abbiamo degli area manager su tutto il territorio nazionale che rappresentano il marchio e in qualche modo si inseriscono nelle... Quando uno ha una necessità di una cabina elettrica. Cerchiamo di seguire la domanda, ecco. Ma lavorate quindi soprattutto sul nuovo?
lavoriamo molto sul nuovo, abbiamo un'attività di service che aiuta, diciamo, i clienti che hanno dei problemi ad intervenire. Interveniamo in tutta Italia entro le 12 ore, ma abbiamo anche... Quindi dovete fare anche manutenzione. Sì, signore, manutenzione, certo. E nello stesso tempo, se qualcuno ha già una cabina elettrica, sì, intervenite o per rimodernargliela o per rendergliela sì, funzionabile. Sì, da questo punto di vista, perché noi facciamo molta ricerca e sviluppo, abbiamo dato fuori un prodotto proprio sulla predittività, che ha un algoritmo particolare che è installato all'interno delle cabine nuove, ma anche quelle esistenti, in qualche modo dà la possibilità di prevenire il guasto allungando la vita della cabina, e così noi riusciamo anche ad aumentare la garanzia. Fate controllo da remoto anche? Sì, diciamo che il controllo è un di cui di questo componente che si chiama PMC, che fa una manutenzione predittiva alla cabina, e in questo senso lui automaticamente sa lo stato di salute della cabina. Quindi arriviamo al segreto. Qual è il segreto della CEP che costruisce cabine elettriche per tutto il mondo? Per noi non è un segreto, è una realtà. Sono il nostro personale, il know-how della CEP, della nostra azienda, sono i nostri colleghi che noi chiamiamo utenti, perché ognuno è un'utenza che bisogna servire, sono le persone che fanno, diciamo, il successo della nostra azienda. Le mura di un capannone, il carro ponte, il macchinario lo trovi e lo compri e ce l'hai dovunque in tutte le parti del mondo. Le specializzazioni, le persone, l'abnegazione per il lavoro, la passione per la famiglia. Quindi fate anche formazione. Tantissima formazione, molta ricerca e sviluppo. Abbiamo un sistema di welfare di secondo livello, molto lean management, tutte attività, diciamo, innovative, pur essendo, diciamo, nella mia amata Sicilia, a Crata Fine Silvestre. Che è una terra stupenda. Io quando ci vado vengo sempre trattato con una generosità e con uno spirito d'accoglienza meravigliosi. Devo dire, tutto il sud. Questa sera a Top Secret abbiamo avuto la CEP di Calatafimi Segesta, rappresentata dal suo amministratore delegato ed innamorato della sua azienda e della sua terra, Mario Melodia. Buonasera. Buonasera, Ippi. Buonasera.